Coach, secondo anno a Biella, cosa ti aspetti da questa stagione con l'inserimento anche di tanti giovani nella rosa? Mi aspetto di dover lavorare ancora di più, con ancora più attenzione, sicuramente aiutato dal fatto di conoscere l'ambiente, avere un anno di esperienza in questa piazza, in questa lega, penso che sarà per me di grande aiuto. Abbiamo cominciato a lavorare con grande disponibilità da parte di questi giovani, adesso arriva il primo test, lo affrontiamo con grande emozione, grande voglia di esserci, sapendo che sarà la prima tappa di un percorso molto lungo. Pensi che giocare il derby subito la prima giornata possa essere uno stimolo o di contro una difficoltà soprattutto per i più giovani perché è il primo derby per alcuni? Io penso che sia sempre una questione di prospettive. Io ai miei giocatori cerco di trasferire l'emozione di una grande opportunità per dare una gioia al pubblico e per cominciare nel modo giusto. Poi è evidente che i 40 minuti regaleranno momenti più tosti per venire a resistere e lì le emozioni saranno probabilmente anche da gestire, ma io credo che sia una grande occasione per mostrare quello che possiamo fare in questa lega. Come vedi questo campionato vedendo anche i roster delle altre squadre? Pensi che sia più difficile, più facile dell'anno scorso? No, io credo che ci siano tanti giocatori che erano presenti in questa lega anche l'anno scorso, penso ci siano tante squadre che hanno fatto un buon lavoro di mercato. Io penso che questo campionato rispetto all'anno scorso, questo girone probabilmente è più livellato. E questa è un'arma a doppio taglio perché quando non ci sono squadre di primissima fascia significa anche spesso che non ce ne sono di ultimissimi e quindi bisognerà combattere domenica dopo domenica, sapere che ogni partita può essere la chiave per il raggiungimento di un piccolo obiettivo e quindi vivere la stagione a piccolissime brevissime tappe.